campore vecchie. Estate del 62. Una mucca di nome Chignola ed un cane chiamato Stalin. Aveva lo stesso carattere del più noto georgiano. Di fronte alla gente era un bonaccione, ma da solo era crudele e cattivo. Nel pomeriggio ascoltavamo mio padre, lui dormiva dopo pranzo, russando forte, e noi ridevamo allegri. A fine giugno c'era la grande rappresentazione della Trebbiatura. Infilavano le spighe dall'alto, dentro un castello di legno rosso. Poi il grano scendeva dalle feritoie e riempiva i sacchi. Il padrone andava avanti e indietro con un bicchiere ed un fiasco di vino. Dava da bere agli operai. C'era un rumore assordante, l'aria era piena di polvere e di pula. La vendemmia era più divertente e noi bambini eravamo al centro dell'attenzione. Quando, dopo il raccolto, ci infilavano dentro il tino a pestare per ore. I nostri infaticabili piedi riempivano una botte enorme che il fattore a fine giornata preparava con tante cerimonie alla fermentazione. Ricordo che a me girava la testa e dopo cena andavo a dormire convinto che fare il contadino fosse il mestiere più bello del mondo.